Ciao a tutti, nel video di oggi riprovo il mio metal detector, questo qua. È da tanti anni che non lo uso più, l'avevo comprato una decina d'anni fa e l'ho usato un po', poi ho smesso. Adesso volevo provare a riprenderlo in mano, insomma, anche perché mi è stato consigliato anche da altri canali, anche da Mr. Gorn, Italian Metal Hunter, che ringrazio. E niente, sono qua nel mio bosco, così appunto per provare. Magari adesso provo qua un po' nel mio bosco, poi mi sposto magari nel bosco qua del vicino, che è anche una stalla. Vediamo se trovo qualcosa, insomma. Questa è più una sorta di prova, dai. Provo a vedere almeno se va ancora, se mi ricordo come funziona. Purtroppo mi accorgo solo ora di aver dimenticato il portacellulare. Quindi scusate per la bassa qualità del video perché farò fatica a riprendere, dato che con una mano devo tenere il cellulare e con l'altra il metal. Boh, proviamo. Allora, vediamo se mi ricordo almeno ancora come si imposta. Perfetto, non così. No, se non sbaglio era così. Sì, così trova sia quello che è ferroso e non ferroso. Beh, dovrebbe essere già a posto. Proviamo a vedere se troviamo qualcosa. Provo a salire qua nel mio bosco, faccio un pezzo qua e poi, dopo come ho detto, mi sposto un po', provo magari anche sul sentiero, provo un po' in varie zone. Magari, ecco, interromperò il video perché non vorrei che diventasse troppo lungo, ma ritrovo qualcosa che lo riavvio. Ecco, ho appena iniziato e qua il metal aveva già suonato. Adesso non suona più. Ah, ecco che suona. Suona poco. Probabilmente devo ancora settarlo correttamente. Comunque qua c'è una piccola carta di alluminio. E questo qua, io lo so come mai. Qua praticamente sono degli animali che portano in giro. Questo qua lo portano qua nel mio bosco. Non è la prima volta che trovo anche bicchieri, piatti, che chissà da dove arrivano, perché qua sopra ci sono molte case e boh, dopo gli animali li portano in giro. Comunque questo lo raccolgo e continuiamo. Ragazzi, mentre usavo il metal, adesso l'ho lasciato lì un attimo, sempre qua nel mio bosco, ho trovato uno, due, tre, quattro funghi. Queste qua da noi sono chiamate gambette, non so come da voi, penso che sia anche o porcinello, alcuni li chiamano anche così, non so da voi come si chiamano. Allora, nel mio bosco non ho trovato niente, tranne appunto quella carta d'alluminio portata in giro gli animali. Non ho trovato niente. Adesso sono passato tutto il sentiero qua che sale, niente. Ora sono entrato in questo bosco qua del mio vicino e qua mi ha dato un segnale. Seppur leggero, prima mi ha dato un segnale qui. Eccolo. Proviamo a vedere. Allora, più o meno in questa zona qua. Ho dimenticato che gli strumenti. Eccolo qua. Ah, questo qua ho capito cos'era. Era quello per mettere il filo degli animali. Probabilmente qua siamo proprio sul confine del sobbosco. Il sobbosco arriva qui. E qui magari ai tempi c'era un paletto con questo qua, col filo degli animali. Poi è caduto giù qua. Era proprio qua, non era giù tanto profondo alla fine. Ok, continuiamo. Il sentiero sembra pulito. Anch'io bene dove controllare.
proviamo a entrare qui. Magari in questa zona. Niente. Ah, proviamo ad andare avanti. Stavo camminando qui, anche qua ho avuto un segnale. Però anche in questo caso è piuttosto visibile questa barra qua. Barra qua di alluminio, vediamo se riesco. Eccolo qua. Magari questa la porto via. Adesso la prendo su, la metto via e continuiamo. Qua nel prato. Forse era meglio che facevo il video in orizzontale. Vabbè, sono... da qua. Ah, non vi ho detto che sono ancora dentro nel mio bosco. Qua c'è tutto il prato, ma ho paura che qua non ci sia niente. Proverò magari sul perimetro, posso magari stare un po' più sul perimetro. Ancora dei funghi, ma questi non sono buoni. Cambia colore, sono detti. Andiamo avanti. Una lucertola kamikaze. Come mi ha visto si è lanciata giù nel bosco, però vabbè. Vabbè dai, almeno abbiamo fatto un giro, dai. Anche qua un fungo, ma anche lui cambia colore. Sì. Nel mio bosco ce ne sono tanti di quei funghi lì. Niente, siamo tornati alla partenza. Bene. Il breve video di oggi si conclude qua. Comunque dai, tutto sommato non è andata male perché qualcosa ho trovato. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.
Dai che ci siamo quasi a 500 iscritti, il mio obiettivo è arrivare a 500, non a 1000, che così almeno mi si apre la community e posso commentare anche con voi alcune cose. Pubblicare alcuni post, insomma. Dai, ce la facciamo. Ciao a tutti!